ragazzi, sempre io Ryuka, bentornati sul mio canale. Quest'oggi parleremo di Black Ops 3. Sono uscite parecchie nuove informazioni su Black Ops 3. Ho tantissime chicche da farvi vedere, soprattutto parlando un po' per multiplayer, competitive, campagna, exo. Sono tutte cose che noi videogiocatori vorremmo sapere, se c'è l'exo, se non c'è l'exo, se il competitive sarà un altro anno su Xbox One o passerà a PS4, non si sa. Io vi farò vedere un po' le prime anticipazioni che sono state rilasciate da Treyarch e Activision. Quindi ragazzi, vedrete un video mio di una piccola partita fatta in tutti contro tutti. Se vi piace lasciate anche un like per quello, perché l'ho sempre fatta io. La prima chicca del giorno ha con la campagna. Perché la campagna, ragazzi? La nostra Treyarch insieme alla nostra Activision hanno pensato di fare un sistema a livelli. Sì, un sistema a livelli anche sulla campagna. Non sarà la solita pappa e ciccia che tu arrivi lì, spari a tutti, uccidi, vedranno, ti fai gli obiettivi ed è finita lì. Ci sarà intanto una nuova bellissima storia, una coop campaign. Che is that? Una cooperazione in campagna, cioè si potrà giocare nella stessa campagna da 2 a 4 giocatori. Sempre nella campagna avremo il cinema. Sarà un'arena dove andremo a rivedere le nostre azioni, le nostre tattiche, per rivedere la nostra azione, i nemici da dove lato, angolo spunteranno, e quindi riuscire a superare meglio e con successo i nostri livelli. Poi il personaggio lo potremo modificare in lungo e largo, dalle armature, dalle armi, dal casco. Come diciamo Cold Advanced Warfare, il personaggio era al 100% customizzabile. Seconda chicca del giorno sarà nella parte diciamo più importante, almeno per il mio aspetto da videogiocatore, il multiplayer. Che cosa ha pensato di fare l'Activision e la Treyarch in questo nuovo Black Ops 3? Che cosa hanno pensato di fare? Un nuovo sistema movimento, cioè aboliamo direttamente l'exo, finalmente, almeno per me che ero mezzo handicappato mentre saltavo, scendevo, saltavo, giravo, non c'è capivo un cazzo, non so voi raga, ma io un po' mi ci stavo abituando, diciamo la verità, cioè tuttora ci gioco a Advanced Warfare e mi sto diciamo un po' abituando, anche se la connessione lascia a desiderare come sempre, cioè io che non ho una connessione decente con sti salti non c'è capisco niente, Speriamo che questo Black Ops 3 porterà tantissime novità, intanto le prime si sono viste. Infatti questo nuovo sistema di movimento in che cosa consiste? Intanto non avremo più l'esoscheletro, ma avremo dei soldati con parti bioniche. Potranno muoversi nell'ambiente, dei salti di un pochino migliorati, dinamici. Infatti, come possiamo leggere dall'immagine che vedrete sotto, muoverci attraverso l'ambiente ma tenendo sempre l'AR sotto controllo. Un'altra diciamo implementazione Treyarch ha voluto mettere sicuramente delle mappe e del design. Si saranno molto incentrate su questi nuovi movimenti, i nostri soldati riusciranno a fare personaggio, su come salirà di livello. Treyarch ha voluto implementare su Black Ops 3 nel multiplayer 3 diversi tipologie di livellamento, non si sa quali sono, ma spero siano qualcosa di veramente rivoluzionario e che migliorino il gioco. Dando a finire nella parte più aspettata da noi, zombie, avremo una nuova storia, spero vivamente sarà bellissima, coinvolgente, dinamica, questi nuovi movimenti che Treyarch farà un lavoro veramente grandissimo e di gran valore. Quindi ci sarà anche qui un nuovo sistema di livellamento, è un qualcosa con cui sbloccare armi o nuovi perk e qualcosa del genere. Ci sarà per la prima volta nella storia di Call of Duty una beta. Io ordinerò il gioco al 100%, proverò la beta. Se volete provare la beta, solo su next gen, quindi PS4, Xbox One, PC. Sarà l'ultimo COD andare su old e next gen, dal prossimo solo next. Questa sarà la copertina di Call of Duty Black Ops 3. Quella data di uscita è quella 11/6/15, data americana, quindi sarà il 6/11/15. Quindi il 6 novembre, ragazzi. La cosa che mi ha stranito molto ma molto è stato che l'accordo tra Activision e Microsoft mi sa che è scaduto. Infatti, come potete vedere sull'account Twitter di PS4, di PlayStation Network, è stato molto condiviso il video, il trailer e anche le ultime notizie date da Activision Treyarch. Quindi ragazzi, ci sarà un futuro su PS4, un competitive inaspettato, e i nostri player di Xbox One cambieranno
e andranno su PS4, questo è tutto da vedere, perché da COD 4, che è il competitive, è stato sempre su 360, Xbox One, adesso. Non so se un cambio così radicale sia buono, perché cambierebbe veramente tantissime cose per l'ambito di COD, non per FIFA, eccetera, eccetera, perché lì restiamo sempre alla pari. Però potrebbe essere anche un vantaggio per PlayStation. Ad avere il competitive di COD porterà tantissima gente, porterà tantissimo dispiacere a Xboxari come sottoscritto, perché non penso prenderò PS4, sono troppo litigato, però ci potrei fare anche un pensierino, non si sa. Questo spetta a voi decidere, ragazzi, se ci sarà un futuro su PS4, cambiare o non cambiare. Io vi lascio una piccola domanda. Secondo voi ci sarà o non ci sarà un futuro su PS4? Bella ragazzi, io sono Ryuka, questo è Ryuka TV.